E rieccoci, benvenuti, benvenuti e ben trovati a Ma che calcio dici? Il nuovo format targato, la nuova TV, la casa del calcio lucano. Nel nostro consueto approfondimento andremo ad analizzare con la lente di ingrandimento tutte le dinamiche sensibili alle maggiori realtà della nostra regione, partendo ovviamente dal girone C di Lega Pro con i focus su Matera e Melfi e passando e concludendo con il girone H di Serie D con Potenza, Francavilla, Vultur e Picerno. Ma tagliamo subito corto, andiamo al Soda, andiamo a presentare il nostro, come sempre, ricchissimo parterre des rois, partendo da uno dei profili più promettenti del nostro calcio regionale, il prodotto della cantera giallo-verde del Melfi, cresciuto all'ombra del mago Dino Bitetto, poi prestato per farsi le ossa in Serie D, sempre sotto l'ombra di Giacomarlo a Grosseto, per poi far ritorno alla casa madre e vivere una stagione da protagonista all'ombra del Castello Federiciano. Parliamo del classe 97 Lorenzo Liburi. Buonasera Lorenzo, benvenuto a Buonasera, Di Calcio buonasera a Dici. voi. E passiamo invece al vertice della piramide, facendo un balzo del capoluogo della società del Leone Rampante con il presidente Michele Saponara. Buonasera presidente, ben trovato a Di Calcio Dici. Buonasera a tutti. E passiamo ora invece ad una freccia acuminata nella faretra del mister Pampa Sosa. Parliamo ovviamente di Vultur e di Rionero. Lui è stato anche un volto della nuova TV di Ma che calcio dici, protagonista del nostro spot ex Potenza. L'anno scorso ci è venuto a trovare nel corso della prima stagione del nostro nuovo format. Parliamo ovviamente dell'attaccante della Vultur, Carmine De Stefano. Ben ritrovato Carmine. Ti Buonasera. sei divertito quel giorno al Sì, Viviani, la tanto, pubblicità? tanto. E ci divertiremo anche oggi. Passiamo anche a un altro profilo promettentissimo del nostro calcio, quello sapete che ci teniamo molto alle nostre realtà, ma soprattutto ai nostri ragazzi che ci rendono orgogliosi anche fuori dai nostri confini. E si sta mettendo in luce con la maglia del San Severo, con la formazione Dauna. Parliamo del classe 96 Andrea Lobosco, che quest'anno ha centrato Buonasera. già 3 gol. Buonasera. Buonasera, amore. E allora tagliamo corto, partiamo ovviamente come di consueto della nostra trasmissione dal girone C di Lega Pro. Andiamo a ripercorrere risultati e classifica del 31° turno. Lega Pro Girone C, i risultati del 31° turno. Casertana Cosenza 1-1, Catania Foggia 0-1, Juve Stabia Catanzaro 2-2, Lecce Fondi 2-0, Matera Messina 5-1, Melfi Akragas 0-0, Monopoli Virtus Francavilla 1-1, Siracusa Regina 1-1, Taranto Paganese 0-0, Vibonese Fidelisandria 1-0. La classifica comanda il Foggia a quota 68 punti, segue Lecce 64, Matera 55, Juve Stabia 53, Virtus Francavilla 49, Siracusa 48, Cosenza e Casertana 44, Fidelisandria 41, Fondi 40, Paganese e Catania 39, Messina 34, Monopoli 32, Akragas 31, Taranto, Catanzaro e Regina 29, Melfi 27 e chiude la Vibonese a quota 26 punti. È il 31° turno del girone C di Lega Pro, sorride alle lucane entrambe, andate a punti con il Matera che rifila la manita al Messina e il Melfi sfortunato che avrebbe meritato senza dubbio i 3 punti, che c'entra comunque un importante pareggio tra le mura amiche contro l'Akragas. Ma partiamo ovviamente in ordine di classifica, partiamo dal Matera che torna a rialzare la testa e quindi ci godiamo la sintesi di Matera contro Messina grazie alle immagini di Sportube. Mette fuori per Matera, stop di petto, prova il tiro Matera, la tiene bassa e il pallone che di gara arriva in questo momento, parte Strambelli, pallone teso e la rete, Matera la che ha sbloccato così dopo solo 8 minuti il risultato. Va al controcross, ancora il numero 9 da Silva, prova il tiro, la parata di Tozzo, il calcio d'angolo. Vede Salandria, difficile controllo. Poi il pallone per Lanini. Si gira il tiro e la rete. Matera 2. Grazie a Lanini. E adesso arrivano i consigli da Milinkovic. Pallone dentro per Foresta, fuori gioco. Si alza la bandiera e poi si rotola. Conquista comunque il pallone. Maccarrone, carica il destro, prova lui il tiro. Tozzo. Ben 13. Tanto il pallone per Negro che lascia per Salandria. Salandria in aria, Salandria il tiro e la rete. Matera 3. Matera 3.
Messina 0 e adesso è veramente difficile nel cerchio di centrocampo. Il lancio è per Michael Negro. Alza il pallone Michael Negro, la testa di Maccarrone. Prova a giocare per il pallone per l'arrivo da Silva. Da Silva prova il tiro e il gol. Il pallone sul palo per battere Tozzo. Una leggerezza. Pallone in mezzo, la testa di Casoli e la rete. Matera 4. Messina 1. Carretta esce con i piedi Berardi. Ma Carretta riviene sul pallone. Carretta vede Sartore. Sartore in aria. Carica il destro Sartore e la rete. Matera 5. Messina 1. Ci mette la firma anche Francisco Sartore. E il Matera torna a rialzare la testa dopo il KO contro l'Acraga, serie fila 5, sberle al Messina, cercando di alimentare le proprie ambizioni di promozione, ovviamente grazie alla porta di servizio dei playoff. È spuntato alle nostre spalle lo stemma del Matera Calcio. Andiamo subito ad analizzare il match della formazione biancazzurra con i nostri ospiti in studio, partendo dal presidente Saponara. Presidente, l'ultima volta che ci sei venuto a trovare il Matera veleggiava gonfie vele in vetta dalla classifica, poi sono arrivate quei 6 KO consecutivi, tornato al successo, poi aveva un po' illuso l'ambiente materano, è tornato la sconfitta contro l'Acragos, ora un'altra vittoria. Con un Matera abbiamo visto le immagini che ha legittimato senza dubbio il risultato. Sì, dopo quel blackout un po' anche inspiegabile del Matera, anche diciamo si è ripreso, ha fatto un paio di risultati positivi e probabilmente ha ritrovato un po' la strada smarrita, insomma. È un Matera che poi si appresterà ad affrontare una settimana davvero di fuoco. Lorenzo, tu che il Messina l'hai affrontato, che formazione è la squadra di mister Lucarelli? Che partita secondo te è stata quella dei biancazzurri? Sì, è sicuramente una squadra molto importante, diciamo, e sicuramente lotterà fino alla fine per raggiungere la salvezza diretta. E si sa che a Matera comunque è un campo difficile, quindi c'era da aspettarsi la sconfitta. Anche noi lì, per esempio, abbiamo fatto molta fatica, purtroppo abbiamo perso anche 6-0, quindi è stata dura. È la squadra su cui sinceramente avrei puntato di più per la vittoria finale del campionato, peccato per questo periodo difficile. Beh, fortunatamente il Melfi ha cambiato anche volto rispetto a quel 6-0 contro il Messina. Carmine, tu che sei partito proprio dalla Lega Pro e l'hai vissuto questi campionati, ti aspettavi che il Matera ad inizio stagione potesse ambire per la vittoria del campionato e poi una volta che era lì, anche con un divario importante su Lecce e Foggia, poi sprofondasse addirittura al terzo posto in classifica? No, queste difficoltà che ho avuto in queste 6 giornate non me le aspettavo. Sicuramente come rosa al completo sono un'ottima squadra, secondo me a livelli di Foggia e di Lecce. Mi aspettavo che fino alla fine queste 3 squadre facevano un campionato a parte, come poi stava accadendo. Però poi il calcio è strano, quando entri in un tunnel che difficilmente, se non hai dei uomini veri, se non hai un po' di fortuna, poi ti trovi di lì a rincorrere e adesso penso che sia tagliata fuori dalla promozione diretta. Però c'è sempre aperta la porta di servizio, quella dei playoff, anche se saranno davvero una lotteria con tantissime squadre qualificate, se non sbagliamo 9 per girone, sono 27 totali solo per un posto, davvero sarà un cammino lunghissimo e arduo. Andrea, tu che invece gli occhi della Lega Pro li stai attirando, poi parleremo anche del bellissimo rendimento non solo di Andrea ma anche di tutti i nostri ospiti in studio, hai già racimolato 3 gol, stai attirando le attenzioni delle categorie superiori e la stai osservando, la stai vedendo, insomma un campionato bellissimo, ti farebbe soltanto piacere poter vivere un campionato del genere, anche perché tu l'anno prossimo saresti under in Lega Pro. L'obiettivo è cercare di fare il meglio per salire di categoria, per andare il più in alto possibile. Ora pensiamo a finire quest'anno, poi quel che sarà dell'anno prossimo, speriamo di poter giocare un campionato di Lega Pro, un campionato molto, molto diverso dalla Serie D sicuramente, molto più difficile.
Nella lotta al vertice, secondo te, tra Lecce e Foggia, chi potrebbe spuntarle? Il Matera oramai è troppo attardato. Ah, beh, il Matera, secondo me, prima di avere quel blackout, se la poteva giocare tranquillamente con tutte e due, però in questo momento credo che anche dopo la vittoria del Foggia contro il Lecce, credo che la più in forma in questo momento sia proprio il Foggia, quindi credo che vinca il campionato. Poi naturalmente non si sa mai, però diciamo che è già dall'anno scorso che lotta per vincere. E la squadra di Stroppa si è portata avanti vincendo anche lo scontro diretto al Pino Zaccheria di settimana scorsa, l'abbiamo sottolineato, 22.000 persone, davvero numeri da pazzi di ben altre categorie. E Lorenzo, il Matera, l'abbiamo detto prima, affronterà davvero una settimana, un tour de force davvero importantissimo, perché mercoledì sera, lo ricordiamo, c'è la finale di andata contro il Venezia di Super Pippo Inzaghi e l'andata si giocherà il 21 settembre, poi ci si trasferirà in riva alla Laguna per vivere l'ultimo atto del trofeo tricolore. Dopo il Venezia ci sarà il banco di prova del Lecce. Il Lecce è un'altra squadra davvero importantissima, con un ex allenatore lucano in panchina, vale a dire Padalino lucano, perché l'anno scorso ha guidato proprio i biancazzurri. Il Lecce ti ha stupito, uno squadrone con, tra l'altro, perché gioca anche un tuo ex compagno Salvatore Caturani. Sì. Io purtroppo con il Lecce all'andata non sono riuscito ad essere in campo, invece al ritorno per infortunio ho saltato proprio la trasferta, però è una squadra che mi ha impressionato veramente tanto, poi Caturano davvero sta facendo la differenza quest'anno, penso che salirà ancora più in alto di categoria e dirà la sua sempre di più, sempre meglio. Quella stagione, lo ricordiamo, Lorenzo, da record per il Melfi, nono posto in classifica, avete staccato anche il pass per il tabellone nazionale di Team Cup. Ovviamente lo ricordiamo, Lorenzo era prodotto della Juniores, parliamo di due stagioni fa, giovanissimo, era riuscito a trovare anche quattro presenze in quella stagione e si allenava in pianta stabile con la prima squadra. Quest'anno il rendimento invece è ancora più importante e più alto per il giovane 97, ma si intravedevano già le enormi qualità di Salvatore Caturano, che sarebbe potuto diventare un attaccante così importante, perché poi lui ha iniziato a segnare comunque non da subito. Sì, no, lui veniva già da anni molto difficili dove non aveva trovato molti gol e aveva scelto proprio Melfi per rilanciarsi. E all'inizio ha avuto un po' di difficoltà, è stato sfortunato anche, prendeva palo, traversa, non riusciva a segnare. Poi una volta sbloccato non si è fermato più e grazie ai suoi gol siamo riusciti a fare un campionato da record, diciamo, sì. E ci è venuto anche a trovare Bomber Caturano nei nostri studi quando abbiamo festeggiato tutti insieme la salvezza del Melfi e ci siamo fatti una bella scorpacciata dei suoi gol. Avvocato, il passaggio è obbligatorio perché purtroppo, lo sottolineiamo, siamo sempre qui a parlare del brutto episodio dell'aggressione subita dai calciatori del Matera da parte sempre di pseudo tifosi del Matera. La bella notizia, Presidente, è che settimana scorsa la Questura di Matera ha indetto una conferenza stampa per annunciare che ha individuato i quattro criminali, perché solo così vanno appellati, che si sono resi protagonisti di questa vile aggressione. Insomma, la soddisfazione c'è, la giustizia ha fatto il suo corso, si è arrivato fino in fondo. Sì, no, anche perché l'immagine della città che in queste situazioni viene danneggiata e viene mortificata. Sono episodi brutti che niente hanno a che vedere con il calcio. Non mi pare però purtroppo che siano episodi isolati, perché anche di recente abbiamo dovuto registrare situazioni analoghe. È una questione di, a mio avviso, culturale, cioè il calcio deve diventare, come tu molto spesso dici, deve diventare una gioia, una festa per tutti, uno sport che deve unire e non deve dividere. Questa è la mia idea, anche per questo l'azione dei dirigenti a mio avviso è molto molto importante per incidere sull'ambiente in cui ciascuno di noi si trova ad operare.
E noi ribadiamo la nostra solidarietà al Matera Calcio e siamo anche contenti per questo successo importante. Come diceva il nostro presidente, purtroppo non è l'unico caso isolato, è accaduto purtroppo anche a Melfi, protagonisti non fortunatamente i calciatori del Melfi, ma ahimè quelli del Catanzaro, sì, ma anche a Taranto qualche giorno fa, davvero scene bruttissime, purtroppo scene che ha vissuto sulla propria pelle anche il nostro Carmine De Stefano, quando l'anno scorso militava con la maglia del Potenza nel capoluogo, quel maledetto 10 gennaio, ritorno dalla trasferta di Manfredonia, è accaduto questo vile gesto. Ovviamente vogliamo sapere il tuo pensiero, Carmine, condannando fermamente questi vili episodi. Non ha niente a che vedere con il calcio, c'è da dire che è un episodio che non ha niente a che fare con gli ultras, con i tifosi veri, perché non sono quelli i tifosi, quelli sono persone incoscienti, inconsapevoli, che devono essere condannate e credo che anche in questo caso la giustizia ha fatto il suo corso, anche se non bisogna troppo ingrandire queste cose e nemmeno fermare i campionati, questo perché sennò la diamo vinta a queste persone. Ora però, a quanto mi pare, sta succedendo nelle ultime settimane, spesso e volentieri, come hai detto te, Taranto, Matera, lo stesso a Melfi, tifosi del Catanzaro, sicuramente devono essere puniti, non si tratta di controlli, ma si tratta di persone proprio inconscienti che devono essere punite. E sicuramente verranno punite, noi ci auguriamo che con l'individuazione dei quattro aggressori possiamo mettere finalmente la parola fine a questo bruttissimo episodio e che a Matera possa tornare la serenità. Torniamo a parlare di calcio giocato perché mister Oteri, sempre sullo strascico di questo episodio che ha innescato poi inevitabili conseguenze, ha tenuto anche una settimana scorsa una conferenza stampa per provare a distendere i toni e a chiarire. Noi, come abbiamo detto settimana scorsa, stiamo provando a scandagliare la società del Matera Calcio, ma non è facile perché la squadra ovviamente è ovattata e concentrata sugli imminenti impegni di campionato. A livello societario, purtroppo, Patron Columella è abituato a fare quasi tutto da solo e con la separazione anche del direttore generale Pino Iodice, l'unico praticamente esponente a livello societario è proprio l'addetto stampa Felice Griesi, che era presente insieme a mister Auteri, l'unico rappresentante della società, insieme anche agli altri calciatori che erano stati accusati di voler lasciare Matera dopo questo episodio che aveva portato ovviamente a un'insalabile rottura tra la piazza e la squadra. Ne ha pagato le sue conseguenze anche il capitano Gaetano Iannini, che ovviamente non sta prendendo più parte agli allenamenti, come dichiarato anche da mister Auteri, che praticamente ha sottolineato come fosse una cosa riconducibile, una scelta riconducibile alla società. Andrea, ovviamente perdere il proprio capitano per una squadra, tu lo vivi anche nel proprio spogliatoio, è importante non solo a livello di rendimento e di apporto nel campo, ma soprattutto per la figura che ricopre il capitano a livello di unione proprio dello spogliatoio. Sì, sì, il capitano è una figura importante per lo spogliatoio, è colui che come posso dire, quello che rappresenta la squadra, quindi cioè, per aver preso una scelta del genere sicuramente non fa bene allo spogliatoio questa cosa qui, perché sono sempre cose brutte che accadono e quando succedono queste cose che non c'entrano nulla con il calcio poi si arriva a queste cose qui. E ci auguriamo che possa tornare il sereno anche tra il capitano Gaetano Iannini e il Matera, capitano davvero di lunghe battaglie, se davvero uno dei precursori di questo Matera che ora sta facendo sognare i propri tifosi nonostante i pochi risultati negativi. Allora in bocca al lupo al Matera, soprattutto in virtù della finale di andata contro il Venezia di mercoledì, ma soprattutto per il big match contro il Lecce lunedì prossimo. Confidiamo di avere anche gli ospiti in studio, i volti, i protagonisti del
club del Bianco Azzurro. E allora chiudiamo l'argomento Matera, perché è arrivato sempre il momento dolce del cioccolatino, perché come facciamo tutte le settimane ci andiamo a godere il gol più bello di giornata. Grazie all'aiuto della regia ci vediamo la prodezza realizzata da Iovine nel match di Gian Erminio contro la Racing Roma. Eccolo qua, la bordata mancina del calciatore della Gian Erminio. Si gira e batte così il portiere della Racing Roma, però vi vorrei far vedere l'altra chicca, l'esultanza, perché dal calcio passiamo direttamente alle Olimpiadi. C'è la pista del lancio col peso e il nostro Iovine ovviamente prova a destreggiarsi nella disciplina. Carmine, tu che sei un mancino naturale, voglio sapere subito qual è la difficoltà di realizzare un gol così. Prima di tutto bisogna pensarlo, perché in una frazione di secondo ha pensato di girarsi e calciare subito. Solamente bisogna coordinarsi e prendere la palla nel miglior modo possibile, perché basta che si prenda un po' male, la palla va alto oppure la svirgoli. Un gran bel gol. Lorenzo, ti è piaciuta l'esultanza? Sono queste le immagini belle del calcio che vanno sottolineate? Sì, sì, ogni tanto ci vogliono, fanno bene, danno un po' di leggerezza, almeno sorridiamo un po' pure, sì. Un altro che ha il vizietto del gol è proprio il nostro Andrea Lobosco, che ne ha trovati già tre in campionato. Non dico simile, poi ce l'andremo a vedere. È arrivato anche te uno con il mancino a incrociare, a provare a calciare al volo con l'Agropoli. Quali sono le difficoltà pure di un gol del genere, soprattutto spalle alla porta? Come ha detto lui, cioè, prima pensarlo, poi il modo in cui si gira, la velocità nel fare questo gesto atletico, quindi è un gran gol davvero. E tanto di cappello allora a Iovine, che si è guadagnato ovviamente la scena della nostra piccola rubrica. Allora passiamo dall'ombra dei Sassi a quella del Castello, ovviamente Federiciano, perché dobbiamo parlare del quarto risultato utile consecutivo del Melfi. Allora ci andiamo a vedere la sintesi di Melfi Akragas grazie alle immagini di Sportube. Da ben tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali ottenute in casa della Virtus Francavilla di fronte all'Akragas, anche Mileto. All'indietro per Pane, pallone che rimbalza male con un brivido Pane. Attaccato da Gammone che gli ruba il pallone, ingenuità di Riggio, Gammone tutto solo, Pane, ancora Gammone, debolmente, sempre Gammone. Viene fermato regolarmente, grandissima occasione. Punto di battuta del primo tiro dalla bandierina. Palla che spiove dentro l'area di rigore. De Chiosa! Pane! Longo. Buona questa incursione da parte dell'Akragas. Saldemini ai limiti, viene fermato da De Chiosa. Poi la conclusione operata della Lega Pro. Case da Silva all'indietro, attenzione a Gammone! Gammone per De Vena, scambiano i due, ancora Gammone, limite dell'area, la conclusione deviata, pallone recuperato da Pane, palla dentro l'area, deviazione, sfiorato l'autogol da parte di De Vena per Marano, la sovrapposizione di Bruno, Marano va al cross basso, De Vena cerca di girarsi, poi non riesce la conclusione, Pane! In due tempi, grandissima chance per il Melfi, De Vena. La posizione ha sbloccato il punteggio contro il Catanzaro, palla in aria, la traversa e poi palla sul con Esposito, si fa vedere De Vena, il tocco per Gammone, attenzione a Gammone, non va al tiro di prima intenzione, palla ancora per Esposito, conclusione bassa, Pane, ancora una chance del Melfi. Va direttamente in porta, tiro comodo comodo, vedete che Pane con un brivido in due tempi, è andato qui da solo, poi va a servire Esposito, scambia ancora ripetutamente il Melfi, Visente, va alla conclusione, Pane ben piazzato sulla conclusione di Visente, la battuta di Longo sul primo palo, la deviazione cercata da Casè. Da questi a Esposito, ancora De Angelis, fa spallate, va giù, l'arbitro si prosegue per il vantaggio, attenzione al Melfi che con Lodesani, poi De Angelis, palla sul fondo.
E non va oltre lo 0-0 a reti inviolate il Melfi tra le mura amiche dell'Arturo Valerio contro l'Akragas. Lorenzo, andiamo subito ad analizzare la partita, abbiamo visto la sintesi, ma più che una partita a noi è sembrato un assedio. Melfi sfortunato, sì. Davvero avrebbe meritato la vittoria. Sì, noi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, infatti con il mister e tutto lo staff l'abbiamo preparata veramente bene. L'obiettivo era soprattutto quello di non perdere. Sicuramente forse il pareggio ci sta un po' stretto visto le occasioni che abbiamo creato, però va bene comunque, siamo sulla buona strada e fino alla fine ce la giocheremo per la salvezza diretta, sì, ci proveremo e nel caso di playout anche lì ce la metteremo tutta per rimanere in questa Lega Pro, sì. Quarto risultato utile consecutivo del Melfi. Presidente, te l'aspettavi? Quando eri venuto qua da qui, ovviamente parlavamo del Matera che veleggiava, gonfie vele in vetta alla classifica, mentre il Melfi purtroppo era ancorato nel fondo della quella classifica. Quella famosa quota 17 punti. Quella maledetta quota 17 era proprio nel clou di quella serie negativissima, sì, di 11 sconfitte consecutive, però cancellata dai quattro risultati utili consecutivi. Te la saresti aspettato questo moto d'orgoglio da parte del Melfi? In linea di massima sì, perché comunque è una squadra che la pelle la vende sempre cara, non è una squadra arrendevole, però il calcio è bello proprio per questo, perché quando tutto sembra che stia andando male, ecco che improvvisamente si risorge. Nel caso del Matera è accaduto l'esatto contrario, quindi io spero che la squadra dell'amico Peppino Maglione possa centrare anche quest'anno per l'ennesima volta questo obiettivo importante per la piazza di Melfi, che è quello della salvezza e della permanenza in Lega Pro. Carmine, ti era mai capitato di perdere 11 partite consecutive? E secondo te come si può provare ad uscire da un periodo così? Non mi è mai capitato, sinceramente poi lì diventa anche una questione mentale, devi avere tanta forza, devi essere sempre positivo, perché poi quando si inizia a essere negativo, le negatività ti perseguitano. Io sinceramente non me l'aspettavo che avesse questo scatto di orgoglio, perché comunque 11 partite sono tante. Quest'anno la Lega Pro è una Serie B2, è un campionato veramente difficile, e poi andare a vedere la partita quanto persero in casa con il Cosenza, che ci furono degli errori anche da parte loro, però sono contento perché sembra una bella realtà, una realtà che proprio come ha detto il Presidente da tanto tempo che si salva e che mette in mostra giovani di valore. Andrea, quando ti deve girare male, ovviamente nel calcio ti gira sempre male, poi è un episodio, basta solo magari un episodio per far riscattare la scintilla, è questo che volevo chiederti, ma anche se secondo te è stato anche un apporto che ha dato il nuovo allenatore, perché i risultati utili consecutivi del Melfi coincidono anche con il cambio in panchina, è andato via purtroppo mister Bitetto, che lo sottolineiamo, è davvero un mago della panchina, è arrivato invece mister Aimodiana che ha portato subito enfasi. Sei d'accordo che magari è stato il cambio in panchina oppure solo un fatto di motivazioni, di carattere? Vabbè, naturalmente quando c'è un cambio d'allenatore c'è sempre, diciamo, un cambiamento da parte della squadra, non lo so, uno sprono in più per cercare di cambiare. Cioè, naturalmente poi quando le cose vanno male a pagare sempre l'allenatore, però questo viene fatto anche per spronare la squadra. Però quando si perde 11 partite consecutive, poi naturalmente è la testa che fa tutto, anche la paura di perdere, di essere sempre aggrappati al risultato, quello porta anche a fare male. Però sicuramente dopo la prima vittoria e con il cambio mister sono riusciti ad uscire da questa situazione. Ora, se non sbaglio, il quarto risultato utile consecutivo, quindi peccato per ieri che potevano... meritavano di vincere, però vedendo il calendario, poi mancano molte partite, credo che ce la possano fare. Se dovesse arrivare la chiamata della Lega Pro l'anno prossimo, ti piacerebbe restare in Basilicata? È un segnale magari a Columella e Maglione che ci ascolta? Vabbè, per me sarebbe già una grande soddisfazione poter giocare in Lega Pro, sarebbe una soddisfazione naturalmente. Poi Se la squadra sarà una delle lucane, se Dio vuole, non mi dispiacerebbe, sinceramente.
profeta in patria nel caso, e magari ce l'auguriamo così l'anno prossimo ci rivediamo sempre nella parentesi Lega Pro. Lorenzo, sottolineiamo ancora il grande cambiamento del Melfi, perché c'è da sottolineare una cosa: come sembra una squadra completamente cambiata, avete cambiato completamente volto, anche se non è arrivata la vittoria, però un Melfi che c'è a livello di prestazione convincente, cerca il gol con continuità. Sì, le prestazioni diciamo le abbiamo fatte sempre, anche nelle 11 sconfitte più o meno le abbiamo quasi sempre fatte. Poi abbiamo incontrato in quel periodo tutte squadre abbastanza blasonate, quindi la sconfitta ci poteva anche stare là. Il cambio mister sicuramente ha portato più entusiasmo e ha coinvolto veramente tutti. E ha portato nuove idee, nuove sensazioni e sicuramente ci sta dando una grande mano. Stiamo imparando tanto, abbiamo imparato tanto dal mister precedente, Bitetto, che è davvero, come detto prima, un mago della panchina. Stiamo imparando adesso anche tanto. Abbiamo la fortuna di praticare con il mister Diana, che ha avuto esperienze anche importanti. E dobbiamo solo seguirlo e imparare il più possibile. Sì. Prima hai parlato ovviamente di salvezza diretta, che ci credete nello spogliatoio, passerà inevitabilmente dall'altro delicato match del Granillo della prossima settimana, quando sarete protagonisti sì. dell'anticipo della prossima giornata. Sì. Sì, giochiamo sabato con la Regina, sarà un'altra partita delicata, perché sicuramente loro giocando in casa avranno una spinta in più e ci metteranno sicuramente in difficoltà. Noi però già da stamattina abbiamo iniziato con gli allenamenti e sicuramente la prepareremo nel modo migliore e speriamo in una vittoria. Sì. E sperando che non vada via la luce al Granillo, l'abbiamo visto settimana scorsa, il divertente episodio nella nostra irriverente rubrica di Ma che calcio fai? Allora, bocca al lupo sempre di nuovo al Melfi, al nostro Lorenzo Libutti, e siamo convinti che il Melfi potrà centrare la salvezza diretta, anche perché la formazione di Peppino Maglione, come ci ha detto prima il nostro presidente, ci ha sempre abituati a queste cavalcate trionfali che poi hanno portato sempre alla permanenza per 13 anni consecutivi nei professionisti della formazione federiciana. Allora è il momento di chiudere la nostra ampia parentesi sulla Lega Pro, ma prima di tuffarci a capofitto sul girone H di Serie D ci andiamo a godere sempre il nostro momento irriverente, perché è il momento di strapparvi un sorriso con la Top 4 di Ma che calcio fa? La Top 4 di Ma che calcio fai? Al quarto posto le eccentriche esultanze di Murillo e Canutè. Al terzo posto l'errore di Berardi in guaia il Messina. Al secondo posto l'eterno duello tra Gammone e Pane. E al primo posto problemi di vento per Giovinco. Alla fine il vento non ce l'ha fatta ostacolare il calcio di rigore del fratello d'arte, parliamo di Giovinco, che ha realizzato il penalty contro il Catanzaro. Allora buttiamoci a capofitto nella Serie D andando a ripercorrere risultati e classifica del 28° turno.
Serie D, girone H, i risultati del 28esimo turno. Agropoli Herculaneum 0-1, Picerno San Severo 1-0, Bisceglie Francavilla 1-0, Ciampino Anzio 1-1, Gerbiso Incinzia 0-1, Madre Pietra Potenza 2-2, Nardò Manfredonia 3-1, Nocerina Gravina 1-1, Vultur Trastevere 2-0. La classifica: comanda il Trastevere a quota 60 punti, segue Bisceglie 55, Nocerina 52, Gravina 51, Nardò 49, Gerbison 42, Picerno 41, Potenza e Anzio 36, Vultur ed Herculaneum 35, Francavilla 34, San Severo e Manfredonia 33, Madre Pietra 23, Cinzia e Agropoli 22 e chiude il Ciampino a quota 19 punti. E sorridono tutte le lucane impegnate nel girone H, ad eccezione del Francavilla che sprofonda sempre più in una crisi di risultati. La vittoria manca proprio dal derby vinto contro il Potenza, presidente, davvero tantissimo tempo. Ma partiamo ovviamente in ordine di classifica, perché il Picerno continua davvero a stupire. Give me five, direbbero nella terra melandrina. Sono 5 le vittorie centrate dalla formazione di mister Pasquale Arleo. Ne sa qualcosa il nostro Andrea Lobosco, che ieri era impegnato proprio al Donato Curcio con la sua formazione Dauna. Allora ci andiamo a ripercorrere i momenti salienti di Picerno San Severo grazie alle immagini di Francesco Giuzio. Mister Arleo suona la quinta sinfonia, 5 vittorie di fila per il Picerno, che può stappare le bottiglie di champagne per una salvezza ormai raggiunta e a maggior ragione dopo l'affermazione di misura contro il San Severo. La prima occasione del match è di marca picernese, al sesto aggresta dalla destra Scodella un pallone che arriva sulla testa di Casada, che la gira verso la porta chiamando Romanello alla difficile deviazione in corner. Al decimo Francese verticalizza per Tedesco, che vince un corpo a corpo con Del Duca e da pochi passi calcia trovando ancora la respinta di Romanello. Tapin di Casada che si alza sulla traversa. Al 23esimo il Picerno passa, punizione di Agresta dalla destra, la palla tagliata assume una traiettoria beffarda per Romanello e si infila nell'angolino alla sua destra. Non accade più nulla e all'intervallo si va sull'1-0. Nella ripresa parte forte il Picerno, che al terzo manca il gol del raddoppio. Agresta dalla sinistra crossa in mezzo, Lolaico appostato sul secondo palo schiaccia di testa ma Romanello respinge. Insistono i padroni di casa al 16esimo con Agresta che scodella in aria l'ennesimo pallone. Del Duca svirgola mettendo in movimento Tedesco, che ci prova in diagonale fuori di poco. Il portiere di casa è decisivo anche al 27esimo, quando alza sopra la traversa un tentativo di Iannicello sotto misura sugli sviluppi di un corner. E al 40esimo ancora Ioime deve intervenire per disinnescare un bel colpo di testa di Falconieri. La sofferenza dura poco, fino al 5° minuto di recupero, ma al triplice fischio il popolo picernese può esultare. Esulta il popolo picernese, sono 5 le vittorie consecutive, come abbiamo detto prima, con la formazione di mister Pasquale Arleo, che veleggia nelle zone alte di classifica subito a ridosso della zona playoff. Ma andiamo subito ad analizzare il match del Donato Curcio, perché abbiamo proprio in studio uno dei protagonisti dall'altra sponda, quella giallo-granata della formazione Dauna. Allora Andrea, che partita abbiamo visto? Ovviamente la sintesi non ci può dare l'ampia idea di quella che è stata l'andamento del match, vogliamo subito capire da te che tipo di gara è stata. Sì, come ho detto prima, non è stata una bellissima partita da vedere, però è stata combattuta, poi loro hanno trovato gol su questo calcio piazzato, noi abbiamo cercato di fare tutto il possibile per pareggiarla, ma loro si sono difesi molto bene. Poi loro, era risaputo che giocando anche a 5 dietro, una volta fatto gol si sarebbero chiusi lì dietro e ci avrebbero dato poco spazio, diciamo, anche tra le linee per poter giocare. Quindi infatti poi alla fine non siamo riusciti a trovare il gol e la partita è finita 1-0. L'idea della gara era che soltanto un episodio, magari un calcio da fermo, potesse sbloccare e far pendere l'ago della bilancia nell'una o nell'altra direzione. C'è da sottolineare che se avete sfiorato anche il gol in diverse occasioni, e se non fosse stato per un super Ioime magari sarebbe finito in parità. Sì, e ha fatto delle gran belle parate. Poi lui, sapevamo che era uno dei punti di forza della squadra. Peccato poi per il risultato, perché secondo me non potevamo almeno portare a casa il pareggio, però poi il calcio è fatto di episodi, loro sono riusciti a trovare il gol il primo tempo e noi poi abbiamo cercato di fare tutto il possibile per pareggiarla, ma non ci siamo riusciti.
Chi ti marcava, una curiosità sui calci piazzati? Perché conoscendo la cura maniacale di mister Pasquale Arleo, sapendo che tu c'hai il vizietto del gol, ti avrà affidato sicuramente ad un esperto. No, sinceramente hanno cambiato marcatura. Il primo tempo non so come si chiamava, il difensore di colore, non mi ricordo. Ola, ex Biceglie. E poi il secondo tempo non ricordo il marcatore, poi nel pensare a dove potesse cadere la palla, il marcatore non mi interessava, sinceramente. Un evidente mismatch quello tra Ola e il nostro Andrea Lobosco, ma soltanto a livello di centimetri. Sì, quindi sì. Se ti ha affiliato Lola in marcatura, sicuramente Arleo era spaventato dalla pericolosità aerea del nostro Andrea Lobosco. Carmine, tu che l'hai affrontato il San Severo, che tipo di formazione, che squadra ti è sembrata? Noi è una squadra ostica, una squadra che all'andata pure aveva qualche giocatore in più, ma anche adesso poi l'hanno messo nel mercato. Una squadra sempre dura, soprattutto in casa, su quel campo sintetico, un po' piccolo, un po' come al nostro. Noi abbiamo fatto 1-1, stavamo perdendo 1-0, alla fine abbiamo segnato ed è una squadra che secondo me si salverà tranquillamente. Presidente, mister Pasquale Arleo davvero sta stupendo tutti. Tu non ricoprivi il ruolo di presidente allora, quando c'era quella scelta se puntare su Pasquale Arleo oppure se il ritorno di Agubino, e alla fine secondo te probabilmente c'è qualche rimpianto magari se avessero scelto Pasquale Arleo? Ma nel calcio non esiste purtroppo la riprova. Probabilmente in quell'occasione è stato fortunato a non essere stato scelto Arleo, viste le vicissitudini societarie che il Potenza ha dovuto affrontare nel corso delle ultime due stagioni. Lui ha bisogno comunque di lavorare in un ambiente tranquillo, compatto, sereno, e per questo ritengo stia poi facendo bene a Picerno. Probabilmente fosse venuto a Potenza in quell'occasione in una situazione abbastanza disgregata a livello societario, non so quale sarebbe stato l'esito finale. Una battuta per farti sottolineare ovviamente il grande lavoro di Pasquale Arleo, oltre 60 punti da quando è arrivato lui a Picerno, davvero impressionante. Sì, no, sta veramente facendo bene in questa categoria. Ma il calcio, come dice il nostro Nicola Dionisio, è fatto spesso di cicli. In questo momento lui sta, diciamo, avendo dalla sua i risultati e ne può andare assolutamente fiero e soddisfatto. Lorenzo, tu fai un'altra categoria, ma ti piace seguirle le Lucane anche impegnate nel girone H, soprattutto se sei contento che finalmente il nostro movimento, quello lucano, sta crescendo e sta portando il maggior numero di realtà nei campionati nazionali? Sì, no, sono veramente contento e lo seguo abbastanza, diciamo, seguo i risultati. E poi quando giocavamo di sabato, addirittura la domenica, andavo a Rioniro a vedere la partita. Fa piacere che le Lucane stanno andando bene, stanno dicendo la loro. E speriamo stanno raggiungendo tutti gli obiettivi importanti. Poi comunque tra Lega Pro e Serie D, diciamo, non c'è tantissima differenza, siamo là. E ecco, volevo chiederti proprio questo, scusami se ti interrompo, perché lo ricordiamo, l'abbiamo detto prima, tu vieni dalla stagione l'anno scorso ovviamente in prestito, perché Castaldi e Maglione mi hanno detto subito inizio anno che no, Libutti sta con noi, l'hanno blindato, sì. Credono davvero tantissimo nel ragazzo, nel giovane promettente lucano. Sei stato ovviamente, ti sei fatto le ossa all'ombra di Giacomaro, sì. Che lo conosciamo tutti, è stato nel capoluogo, conosce anche il presidente Saponara, sappiamo che è un tipo di allenatore che ti entra in testa, voglio chiederti questo, e poi soprattutto le differenze tra Lega Pro e Serie B. Sì. Sì, no, l'anno scorso è stata una delle esperienze più belle che sicuramente mi porterò sempre con me. Giacomaro è veramente particolare, ha un modo tutto suo, però davvero ci siamo divertiti e soprattutto grazie a lui sono migliorato tanto e abbiamo fatto veramente un bel campionato. Poi dopo a dicembre è arrivato Orlandi, Nevio Orlandi, e anche lui comunque un altro ex Potenza, sì, insomma da tutti gli allenatori si impara tanto, sicuramente questo.
La corsa incrociata famosa di Giacomero te l'ha insegnata. Sì, sì, sì. Ci fermava a fine allenamento, ci prendeva a gruppi e ci massacrava. La corsa incrociata, sì. Oppure gli schiaffetti. Sì, sì, prima che calciava l'avversario. Ovviamente tutti ferri del mestiere di mister Giacomarro. Tornando sempre nel discorso Picerno, il affronterà settimana prossima il duro ostacolo Trastevere, che ne sa bene qualcosa il nostro Carmine, perché si è portato appena da poco a casa lo scalpo prestigioso della capolista. Che partita sarà per il Picerno però a Trastevere, lo ricordiamo? No, vabbè, in casa sono secondo me tutta un'altra squadra, è una squadra abbastanza giovane, secondo me con gli under importanti, veramente forti, che poi questi fanno la differenza in questa categoria. È una squadra che vuole crescere, perché la maggior parte, escluso Tagliarol e il capitano Paolacci, è una squadra molto giovane. Loro in casa vanno a mille e ripartono veramente bene. Poi d'altronde hanno perso solo 3 partite in tutto il campionato. Secondo me sarà una partita veramente difficile, dove loro proveranno a vincere, anche se devono prima incontrare il Bisceglie, sì, che sarà una partita spartiacque secondo me, sia per l'una che per l'altra. E allora, come ha detto il nostro Carmine, sono tutti davvero bellissimi gli scontri del girone H. Andrea, ovviamente voi avete perso contro il Picerno, però c'è un mezzo sorriso, perché i risultati delle altre squadre sono stati tutti favorevoli. Settimana prossima vi aspetta davvero un match delicatissimo, che credo che sia Carmine, che il nostro presidente Saponara terranno d'occhio e faranno il tifo per voi, perché affronterete Madrepietra. No, poi è un derby, quindi sarà una partita sentita e non sarà facile da affrontare. Dispiace perché io sono squalificato, quindi non la posso nemmeno giocare, però sicuramente noi ora dobbiamo fare più punti possibile, perché soprattutto in casa, per almeno per uscire da questa zona un po' particolare. Speriamo bene per domenica, quindi. E noi siamo sicuri che le nostre 4 lucane staccheranno tutte il pass per la salvezza, compreso anche il San Severo, per cui simpatizziamo, visto che c'è presente il nostro lucano Andrea Lobosco. Allora rimaniamo proprio in tema San Severo, ma soprattutto Lobosco, perché ci andiamo a godere i 3 gol fin qui realizzati dal giovane classe 96, che di mestiere fa il difensore, però che ha il vizietto per il gol. Queste sono le reti del nostro Andrea Lobosco, classe 96, che di gol ne ha realizzati 4, non 3, pardon, e che per un difensore è davvero tanta, tanta roba. Andrea, insomma, sei soddisfatto dell'apporto che stai dando quest'anno al San Severo e del tuo rendimento? Sì, è sempre bello e importante dare il proprio contributo alla squadra. Poi, diciamo, fare gol, come ho detto prima, è bello. Soprattutto poi se aiuta la squadra, porta dei punti, quindi mai come quest'anno ho fatto, diciamo, così tanti gol. Per me sono tanti, non sono abituato a fare tutti questi gol.
L'ultimo anno da under, tu sei del 96, vieni da tre stagioni dove hai sempre giocato con le maglie del Viareggio, della San Benedettese, in piazza davvero importante, la Riviera delle Palme, e poi vieni dal settore giovanile della Ternana, ovviamente altro settore importantissimo con la formazione impegnata nel campionato cadetto. Quale vedi il tuo futuro? È il percorso che ti aspettavi per la tua carriera? Ora il prossimo salto quale sarà? I professionisti, come dicevamo prima. Sto lavorando per questo, naturalmente, per cercare di fare di questo sport, tra virgolette, un lavoro, cioè tra virgolette, perché un lavoro, chiamiamolo lavoro, è comunque una passione, una cosa che si fa perché è una passione in pratica, quindi lo facciamo perché si ama questo sport. Naturalmente non avrei mai detto di venire a San Severo quest'anno, però tutto sommato per me è andata bene. È stata un'esperienza comunque sia positiva che mi ha formato anche a livello caratteriale. E poi fare 3 anni di Serie D comunque sia ti fa le ossa. Ora speriamo di avere la possibilità di giocare in campi più importanti, diciamo, in categorie più alte. È la migliore stagione questa fin qui nella tua carriera? A livello personale sì, diciamo quest'anno non lo so, anche a livello, come ho detto, di personalità, a livello forse perché conoscevo il campionato, poi ho preso tra virgolette consapevolezza anche dei miei mezzi, quindi sono riuscito a mettere in campo il meglio di me. E si starà sfregando le mani Luis Vizzino, perché il tuo procuratore ci è venuto a trovare 2 settimane fa in occasione dei nostri studi. È stato importante anche il suo aiuto, il Sì, suo sì, sì. apporto. Lui, vabbè, naturalmente fa il suo lavoro in maniera eccezionale, poi c'è un rapporto anche fuori dal campo, soprattutto fuori dal campo, di amicizia, quindi mi ha sempre dato i consigli giusti. Diciamo, tra virgolette, mi ha fatto fare lui questo percorso e ci sono cresciuto anche grazie al percorso che lui mi ha fatto fare. E siamo sicuri che il nostro Andrea raccoglierà i frutti del sacrificio e del duro lavoro. Dobbiamo fare un balzo nel capoluogo per andare ad analizzare il pareggio del Potenza che ha compiuto un importante passo per la salvezza. C'è anche un po' di moviola, Presidente, perché dobbiamo andare a rivedere addirittura i 2 calci di rigore assegnati alla formazione del Madrepietra con un occhio attento anche del nostro Andrea Lobosco che, lo ricordiamo, settimana prossima affronterà proprio la formazione pugliese. Magari gli puoi dare anche qualche imbeccata su come affrontare la formazione di un altro ex rossoblu filo conduttore come Corrado Del Giudice. Allora ci andiamo a godere la sintesi di Madrepietra Potenza grazie alle immagini di Scopece. Un passo in avanti verso la salvezza. Al Madrepietra Stadium il Potenza conquista un pari fondamentale impattando per 2-2 con i padroni di casa. Pronti via e il Potenza passa immediatamente in vantaggio. Minuto 5, traversone su calcio piazzato dalla destra. Esposito devia al volo e supera Maraglino sul primo palo. La risposta del Madrepietra è immediata. Silvano Bozzi riceve in aria e viene trattenuto guadagnando un penalty. Dal dischetto va lo stesso bomber che batte Napoli. Al 22esimo ancora Lucani vicini al gol con Pepe che svette in aria trovando però il miracolo di Maraglino. Al 30esimo ci prova Leonetti, la cui punizione viene respinta ancora da Maraglino. Al 34esimo Potenza nuovamente avanti. Porcaro controlla male sulla propria tre quarti, Guaita gli ruba il pallone e si incunea in area di rigore, trafiggendo Maraglino con un preciso rasoterra e trovando il nuovo vantaggio. Nella ripresa partono forte i padroni di casa alla ricerca del nuovo pareggio e al settimo il signor Acampora decreta un altro calcio di rigore ai garganici. Lupo viene steso in area e il direttore di gara indica il dischetto senza esitazioni. Dagli 11 metri tocca al neoentrato Giuseppe Bozzi che spiazza Napoli e trova il definitivo 2-2. Prendono coraggio i padroni di casa, tanto che al 12esimo, sul traversone di Parigi, sugli sviluppi di un corner, Monturi colpisce di testa e Napoli si trova letteralmente il pallone tra le braccia. Arrivano 3 minuti di recupero, durante i quali l'opportunità migliore capita sui piedi di Russo, che tutto solo davanti al portiere viene fermato in posizione di offside. Al triplice fischio è 2-2. Il Potenza sale a quota 36 punti e si appresta a ospitare la vice capolista Bisceglie tra le mura amiche, mentre peggiora ulteriormente la situazione del Madrepietra, reduce dalla vittoria contro il Manfredonia, che ha 23 punti e distante 10 lunghezze dal San Severo, con cui giocherà un derby da dentro fuori nel prossimo turno.
E termina 2-2 ad Apricena il match delicato, scontro salvezza tra il Madrepietra e il Potenza. Vogliamo subito, prima di scatenare i nostri ospiti con il Moviolone, perché ci sono addirittura due episodi da andare a analizzare con la lente di ingrandimento, vogliamo subito capire dal presidente se sei soddisfatto per la prestazione dei tuoi ragazzi. Sì, ma soltanto in parte, ripeto, è un po' a fine partita sono stato molto arrabbiato perché abbiamo sciupato due occasioni ghiotte, siamo stati due volte in vantaggio e ci siamo soprattutto sul secondo rigore che è sembrato abbastanza netto esserci. C'è stato un errore clamoroso di Pepe che anziché rinviare ha giochicchiato la palla lì con i compagni di squadra favorendo poi l'occasione determinata dalla Madrepietra, ma ritengo che il divario tecnico fra le due squadre è stato abbastanza evidente. Noi ieri dovevamo portare a casa l'intera posta in palio, comunque il calcio è questo, l'importante era in ogni caso non perdere. Sempre in ottica di classifica, presidente, era un match delicato per ovviamente lasciare il Madrepietra a distanza siderale non solo dal Potenza ma anche dal gap degli 8 punti, esatto, maggiori, per evitare di fare i playout, perché lo ricordiamo, ora come ora retrocedono direttamente le ultime quattro in classifica, esatto, senza alcun playout. Vogliamo chiederti, perché la sensazione è che forse tra quelle quattro in fondo alla classifica è proprio il Madrepietra quella che avrebbe l'occasione e le possibilità di fare magari un po' più punti e raggiungere un eventuale play-out. Che tipo di squadra ti è sembrata? No, a me è sembrata una squadra indubbiamente migliorata rispetto alla gara di andata, ma la gara di andata, come ben ricordi, è stata falsata da una prestazione assolutamente inguardabile di Sutalo. Ieri invece, partita vera, diciamo, i valori si sono un pochettino più riequilibrati. Io non direi che è soltanto che la squadra che sta meglio di tutte là in fondo, non trascurerei il Cinzia, che ieri ha conseguito un ottimo risultato contro la Gelbison. 3 punti pesanti. Anche se c'è da dire, presidente, che la Gelbison ha letteralmente mollato. Forse sì, questo è vero. Dalla partita dopo il Potenza non sono proprio più arrivati i risultati. Sì, questo è vero. È una squadra in fase completamente discendente. Però, ripeto, il divario, ci sono ancora 3 punti di margine per evitare i play-out. Il San Severo è a 30, cioè a 10 punti in più, quindi c'ha 3 punti di margine. Se domenica non li vedrà soccombere sul campo, credo che, diciamo, il discorso si avvii ad essere un po' più definitivo. Ecco Carmine, parlavamo prima del prossimo match, andiamo un attimo fuori pista, il prossimo match che attenderà Andrea Lobosco proprio con il Madrepietra, un match attenzionato davvero da tutte le altre concorrenti alla salvezza. Se dovesse arrivare, secondo te, un successo del San Severo, potrebbe scriversi la parola fine su quelle 4 retrocessioni oppure ancora tutto da giocare fino all'ultima giornata? È un campionato particolare, sembra stato un campionato difficile, però comunque i valori, se sono questi a questo punto, significa che così andrà a finire, però bisogna sempre stare attenti, secondo me finché la matematica non ci dica che ci siamo salvi matematicamente dobbiamo dare sempre tutto, anche se poi uno qualche conto se lo deve iniziare a fare, però è meglio guardare prima a noi stessi perché siamo ancora noi artefici del nostro destino, tutte e 4 le Lucane, quindi. Allora scateniamo i nostri ospiti e andiamo a vederci subito il primo episodio, ovviamente quello del calcio di rigore. Eravamo al 7° minuto, presidente, il Potenza già in vantaggio per 1-0. Qui, se non andiamo errati, ci sembra Di Somma, giusto, il protagonista dell'episodio, che eccolo qua. Non voglio dire nulla, voglio fare giudicare prima del presidente però i difensori che sono presenti qui e nei nostri studi, partendo da Lorenzo. Lorenzo, come giudichi questo episodio? Abbiamo visto una leggera trattenuta, secondo te ci sono gli estremi per il calcio di rigore? Intanto con la regia cortesemente ce lo rivediamo sempre in sottofondo. Vedendolo da qui sembra una leggerissima trattenuta, poi ha fatto tanto l'attaccante, magari con molta furbizia si è accennato troppo la caduta e purtroppo l'arbitro ci è cascato. Secondo te, Andrea, questo che episodio? Non riesco a capire se veramente gli tira il braccio, ma
comunque sia è esagerato secondo me come rigore. Cioè. Anche se ci dovesse. Allora parliamo con l'attaccante, perché teniamo anche l'altra sponda, Carmine, che giustamente rientra in una consuetudine, in una norma non scritta del mondo del calcio, ma anche qui è parte questo del gioco, ovvero essere un po' più leziosi, meno leziosi, essere più smaliziati, cercare anche di portarsi da a favore un episodio. Lì l'attaccante, come dicevano anche i nostri ospiti, se la cerca. È bravo solo l'attaccante con questa movenza a ingannare l'arbitro, oppure magari c'è il contatto, secondo te? Il tuo contatto è leggerissimo, ci sta, si vede un po' che la maglia si allunga, però non è assolutamente calcio di rigore, anche per non so il difensore se sia esperto o non esperto, perché una palla ormai è destinata al fondo, pure se non lo tratteneva non sarebbe successo niente, quindi comunque non è rigore. E poi penso che il braccio l'attaccante lo porta apposta per trascinare il difensore su di lui e per far sembrare calcio di rigore. Certo che quest'anno non sono di certo fortunati gli arbitri, perché mister Arleo, che ovviamente sponda Picerno, però ha tenuto a sottolineare, quando abbiamo visto le immagini della Vulture, incredibile il calcio di rigore che gli hanno fischiato contro la Cinzia, contro il Cinzia. Sì, cosa, no, è vergognoso. No, ho visto. Con un attaccante neanche caduto per terra, non sappiamo no, cosa è fischiato di mano, un fallo di mano, non si sa. Noi vogliamo comunque, ci teniamo, l'abbiamo detto, a solidarizzare ovviamente con tutti il reparto arbitrale, perché è un mestiere davvero duro, perché è difficile, sempre nella ricerca, perché non è che c'è molta competizione, bisogna andarli a cercare gli arbitri, a prepararli bene, noi lo rivediamo 30 volte, loro invece sono chiamati a decidere una frazione di secondo. Presidente, voglio capire la tua idea su questo episodio e se dal campo si era avuta la netta sensazione che non fosse calcio di rigore. Subito, io appena l'arbitro ha fischiato ho esclamato: è assurdo, non, ma si capisce, cioè lo ha semplicemente toccato, non gli ha nemmeno tirato la maglietta. Appena ha sentito il tocco l'attaccante è andato giù, si è visto proprio nella maniera più assoluta può cadere un attaccante per un contatto del genere. L'arbitro, ripeto, un arbitraggio molto molto discutibile, ma non ha tirato fuori un solo cartellino giallo nei confronti del Madre Pietra. Ora ti provoco, arbitraggio figlio magari delle dichiarazioni del giudice, di quella provocazione lanciata da tutto il Madre Pietra, che dopo il match contro il Trastevere minacciò addirittura, aveva paventato addirittura un ritiro dal campionato. Ma io ritengo di no, assolutamente. È il livello della classe arbitrale che è piuttosto scadente, almeno per quello che sto vedendo quest'anno. Non credo che ci siano questi, voglio dire, del giudice, con tutto il rispetto per l'amico Corrado, ma il peso specifico che un direttore generale in una società di Serie D ha nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti non può essere così importante, non può essere così tanto, assolutamente, ma lo escludo. Allora, siamo tutti d'accordo, compatto, il nostro studio non è calcio di rigore. Andiamo a vedere invece il secondo calcio di rigore fischiato al Madre Pietra. Eravamo sul risultato di 2-1 per il Potenza, altro rigore che ha permesso alla formazione pugliese di impattare il pari dal penalty. Ecco, lo andiamo a rivedere anche con la lente di ingrandimento. Eccolo, ovviamente le immagini non ci aiutano perché c'è una selva di giocatori, sì. Però se intuite c'è Cosimo Forgione che interviene, eccolo qui. Interviene, allora qui non l'ha segnalato, non lo ha visto l'arbitro, lo ha segnalato l'assistente. Sì. Perché l'arbitro lo vediamo qui dalle immagini, è coperto, è coperto comunque da diverse maglie degli avversari ma anche dei calciatori del Potenza. A te che sensazione è sembrata? Questo anche da quello che mi hanno detto i ragazzi dopo la partita, l'intervento, il fallo c'è stato. Quindi questo rigore ci stava. Rivediamo anche l'episodio perché voglio sentire anche i nostri difensori, come al solito anche l'altra sponda, ovvero l'attaccante. Lorenzo, qui sembra, si vede l'intervento del calciatore del Potenza che arriva un attimo dopo quando l'attaccante sposta il pallone. Secondo te questi ci sono gli estremi qui? Sì, qua sembra esserci, sì. Poi per il difensore è sempre difficile, un secondo ti vedi la palla lì vicino, provi a intervenire, ti sposta la palla. No, basta vedere anche come cade l'attaccante, vede che cade rovinosamente, insomma, non difficile.
viene proprio arpionato. Andrea, sì. Da difensore, ovviamente Forgione è un centrocampista, non fa il difensore di mestiere, però credo che in queste categorie siano scontati determinati movimenti, determinate leggi del calcio non scritte, si può intervenire così in area di rigore? No, questo è un fallo ingenuo, poi naturalmente in area di rigore se non si è proprio sicuri al 100% di prendere la palla e rischiare un intervento in scivolata, ma sennò mai rischiare di fare un fallo, cioè una scivolata lì in area di rigore. Poi naturalmente nella partita può essere che lui era convinto di prenderla, però un fallo ingenuo, lui comunque sia si è allungato palla, poi c'era sicuramente un difensore lì in copertura che poteva chiudere, mettere una pezza a quel. E magari la foga ovviamente ti porta anche a fare interventi sì, che sì, non dovessi. Carmine, lì in gergo tecnico lo aspettava magari con l'ha preso all'amo, si dice, nel senso tu da attaccante ti sfreghi già le mani come senti un contatto del genere. Sì, sì, sicuramente in area di rigore non si interviene così, come diceva il mio mister, difensore scivoloso, difensore pericoloso. E poi l'anno scorso che te mi conosco sulla potenza, soprattutto in casa, ne ho presi 6 o 7 di rigori così. Onestamente poi bisogna anche vedere la dinamica, il calciatore in quell'istante, com'è, non mi sento di dover proprio punirlo, perché poi tutti quanti possiamo sbagliare, ma penso che sia più dovuto da un errore all'inizio, che se la palla venisse spazzata davanti non causava. Come adesso il nostro presidente, da tirare le regole anche a Enzo Pepe, quindi. Sì, però tutti possiamo sbagliare. Di partenza della certo, certo, certo. Presidente, però torniamo al calcio giocato, perché i numeri, le statistiche iniziano a dare ragione all'importante lavoro che stai svolgendo insieme al general manager Nicola Dionisio e ovviamente anche al lavoro di mister Biagioni sul campo, perché nelle ultime 6 partite sono arrivate 3 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta ad Anzio, tra l'altro, dove c'era anche qualche dubbio molto molto da recriminare arbitrale, insomma. Arrivano anche i risultati, un buon lavoro, bisogna soltanto centrare questa salvezza il prima possibile e poi iniziare già a programmare il futuro del Potenza. Certo, certo, noi siamo abbastanza fiduciosi perché la squadra ha dei valori tecnici importanti e sul campo li esprime, li riesce ad esprimere, quindi non dovremmo fallire questo obiettivo salvezza. È chiaro che il discorso futuro lo avvieremo non appena avremo la matematica certezza della permanenza nella categoria. È ovvio che il programma a Potenza non può che essere un programma, diciamo, ambizioso, soprattutto dopo che la città, ecco, si è liberata di questo fardello dei due presidenti, Bertolomo e Vangone. Si respira anche all'interno della città un'aria nuova, stiamo allargando i quadri societari, come tu giustamente stai mettendo in evidenza, quindi anche la struttura, l'organizzazione sta prendendo a mano, giorno dopo giorno sta prendendo forma con professionalità importanti che stiamo portando nel Potenza. Aspettiamo adesso anche qualche ingresso a livello imprenditoriale per poter programmare in maniera molto, diciamo, tranquilla, un futuro sicuramente più roseo. Però non c'è mai serenità purtroppo nel capoluogo, perché questa mattina i tifosi del Potenza si sono alzati scossi dall'ennesima grana legata al Viviani. Vuoi farci un po' di chiarezza, perché sembrerebbe che il questore di Potenza si sia impuntato e ora ci dirai tu meglio nei dettagli, addirittura sembrerebbe a rischio la partita con il Vicenza. Sì, no, stamattina questo episodio mi ha un po', diciamo, guastato la giornata. C'è questa riferita, perché io con il questore non ci ho parlato, ma sicuramente ci parlerò, perché preferisco chiarirle di persona queste situazioni. Questa riferita posizione presa dal questore in ordine all'impianto di videosorveglianza dello stadio Viviani, che per la categoria non è assolutamente obbligatorio. Quindi sarebbe, a mio avviso, un vero e proprio eccesso di potere da parte del questore se dovesse intervenire un provvedimento del genere, che ovviamente contrasteremo nelle sedi opportune.
Non c'è mai da star sereni, avvocato, perché da quando sembrerebbe, poi ovviamente andremo ad appurare anche noi perché è scoppiata davvero da poco, la cosa non sembrerebbe obbligatorio Assolutamente, non c'è il nessun, ma servizio di non c'è nessun, sorveglianza in non esiste relazione nessuno degli, nessuno dei campi di calcio non solo della Basilicata, ma di quelli forse ad eccezione di Nocera, dello stadio della Nocerina, che viene da campionati importante. professionistici. Negli altri stadi non ho visto nessuna telecamera, per la verità. E come ti motivi questo accanimento anche delle forze pubbliche nei confronti di una società che, nonostante, lo ripetiamo, i problemi, le problematiche state cercando di risanare dovute ovviamente ad altre gestioni, forse ci vorrebbe anche un minimo di buonsenso da parte di tutte le componenti presenti in città per agevolare una realtà che poi porta il nome di Potenza su tutto il territorio Eh italiano? beh certo, tu hai usato un termine giusto, buonsenso, ma in questa città, Manuel, il buonsenso da un po' di tempo a questa parte manca davvero tanto, e manca a tutti i livelli, eh? Per cui ecco, dover lottare non soltanto sui campi di calcio, ma anche fuori con le istituzioni, un pochettino di stress probabilmente lo porta, e quindi anche comportamenti e reazioni a volte che vanno un po' fuori dalle righe. E speriamo ovviamente che possa tutto poi tornare sui binari giusti e vivere un bel match che si prospetta come quello di domenica contro il Certo, con il Bisceglie, che Bisceglie. magari potrebbe portare anche una bella cornice e un colpo d'occhio al Viviani. Che partita ti aspetti? Anche perché Bisceglie, lo ricordiamo, ci crede come, anche grazie a Carmine De Stefano che ha fatto lo sgambetto alla capolista Trastevere. Mercoledì ci sarà anche il recupero della giornata rinviata per la Viareggio Cup proprio tra Trastevere e Bisceglie, quindi arriverà un Bisceglie stanco, direttore, contro Certo, sì, Potenza. no, io sono. Presidente, pardon. No, ma intanto credo che sia a Carmine che all'altro suo compagno di squadra, se non è arrivato, potrebbe arrivare un bel regalo da Biceglie, un regalo di ringraziamento per il grande favore che hanno fatto, ma il calcio è bello proprio per questo. Molto dipenderà, a mio avviso, la gara di domenica sarà inevitabilmente condizionata da quello che accadrà mercoledì a Roma. Nello scontro diretto tra Stevere e Biceglie. Se il Biceglie dovesse riuscire a. Il Biceglie ha un solo risultato a proprio favore, quello della vittoria, perché altrimenti il divario con una partita in meno da giocare, insomma, diventerebbe un po' più problematico. Però se dovesse fare risultato pieno, è chiaro, si ripeterebbe la stessa situazione domenica qui a Potenza, ma ripeto. Con squadre di. Io voglio ricordare che quest'anno, proprio con le squadre di alta classifica, noi abbiamo battuto il Trastevere, abbiamo battuto il Francavilla, abbiamo battuto la Nocerina, non abbiamo perso né a Biceglie né a Gravina. Quindi noi con le grandi siamo stati competitivi, siamo un po' venuti meno con le piccole. Per cui io sono abbastanza fiducioso nel buon esito della gara di domenica, ce la giocheremo alla pari con il Biceglie. Per concludere allora l'argomento Potenza con Lorenzo Ributti, perché domenica a Potenza e nel Bisceglie arriva anche un tuo ex compagno, un tuo amico come Raul Baccaro, che l'anno scorso Sì. avete condiviso Sì. la stessa esperienza. Anche lui è un ex Potenza, davvero partì proprio la sua carriera qui dal capoluogo con la scoperta di tutta la dirigenza rossoblu, che ha puntato forte sul giovane classe 96. Vogliamo chiederti innanzitutto che rapporto c'è tra te e Raul e ovviamente che tipo di calciatore è. Sì, no, siamo rimasti veramente in buoni rapporti e poi stavamo spesso insieme l'anno scorso, abbiamo passato delle belle esperienze. E poi come giocatore è quello che forse fra tutti, diciamo, mi ha impressionato di più. È uno dei giovani, mamma mia, più forti della Basilicata e non solo, sì, sicuramente. Sicuramente farà molta strada e è stato bello giocare con lui. Poi giocavo proprio al suo fianco, quindi davo la palla a lui, se la vedeva, faceva tutto lui, Ed era in banca, sì. Sì, era. Ovviamente di mamma mia. Raul stupisce proprio la sua serenità, nonostante il Sì, 96 sembra un fortemente. giocatore navigato. Lui Mamma mia. partì proprio in Lega Pro quest'anno, Sì, come te, ed sì. è tra le fila della
Lumezzane e poi a gennaio il passaggio, visto che c'era poco spazio, tra le fila dei nero-azzurro stellati di mister Nicola Ragno. Allora chiudiamo l'argomento del leone rampante e passiamo all'argomento Vultur da analizzare con il nostro Carmine De Stefano, perché la formazione del Pampa Sousa si è portata a casa il prestigioso scalpo della capolista Trastevere. Allora ci andiamo a godere proprio la sintesi di Vultur Trastevere. Pesante vittoria della Vultur contro la capolista Trastevere per 2-0. Sono gli ospiti però ad aprire le danze al quinto con un'azione di Fatati che di destro spara sulla testa di Carieri che spaventa la porta difesa da Landi. Il pressing della Vultur comincia a mettere paura agli ospiti, come dimostrano gli errori banali in copertura, e De Rosa cerca di approfittare del momento di smarrimento degli avversari con due tiri dalla lunga distanza al 22esimo e al 24esimo, finiti entrambi alti sulla traversa. Un minuto dopo si riaffaccia il Trastevere dalle parti di Landi, ma un ottimo Carrieri blocca in tempo un lanciato Fatati. La squadra di casa comincia a crederci. Al 36esimo un gran lancio di De Rosa innesca Scavone, che però spedisce la palla nelle mani di Radaelli, ma al 44esimo sale in cattedra Cristaldi, che vince un contrasto a centrocampo rubando il tempo a due difensori per poi insaccare la porta di Radaelli con un ottimo diagonale di destro. Nella ripresa il Trastevere cerca di mettere paura ai rionerese, sia Tagliarol fermato da Landi e dal fuorigioco che Massella al secondo, imbeccato da un cross del solito Tagliarol, impegna la difesa vulturina. Al nono la Vultur pericolosa con Petagine, che servito da Cristaldi spara sull'esterno della rete. Il finale è tutto di marca bianconera con il raddoppio di Silvestri, che sfrutta un servizio di De Rosa raggiunto da un cross al centro dello stesso attaccante argentino. La gara si chiude in bellezza con due belle parate dei portieri su Paolacci e De Stefano, lanciato ancora una volta in contropiede, ma il popolo brigante può esultare con la Vultur che compie tre passi verso la salvezza. Sgambetto alla regina della classe dietro la lavagna, in punizione il Trastevere che cede i tre punti alla formazione del mister Pampa Sousa. Allora Carmine, che partita è stata? Un risultato che alla vigilia era inaspettato, soprattutto per gli ultimi risultati negativi che avevate vissuto. Sì, vabbè, noi ci abbiamo sempre creduto, perché in casa siamo una squadra difficile da battere. Poi loro venivano anche da un periodo, 3 settimane di inattività, perché a causa anche del Viareggio che è stato fermato, in più avevo un giocatore, qualche giocatore del BC a Viareggio, quindi è stata slittata questa partita. No, abbiamo approcciato bene la gara, sicuramente abbiamo fatto una partita al di sopra delle righe, abbiamo fatto una partita quasi perfetta, e abbiamo sfruttato l'occasione che abbiamo avuto, che poi si è creata l'attaccante Mati Cristaldi, che ha fatto un grandissimo gol, e poi abbiamo avuto qualche difficoltà, però poi abbiamo chiuso la partita. Voglio interpellarti anche perché i tifosi della Vultur ci ascoltano con molta attenzione. Noi nel corso di queste puntate abbiamo sottolineato che abbiamo ricevuto l'eco da Rio Nero di alcune contestazioni, soprattutto che si sono materializzate in occasione della sconfitta casalinga contro il Cinzia. È esploso il tam-tam sui social, con addirittura i tifosi che puntavano il dito sui calciatori, tutti gli addetti ai lavori, mercenari, eccetera, eccetera. Noi ci siamo interpellati come fosse quasi fuori luogo, perché comunque la Vultura al ritorno in Serie D dopo quasi un quarto di secolo, 22 anni, in un campionato difficilissimo. Abbiamo visto soprattutto l'esperienza del Picerno l'anno scorso, quali difficoltà ha dovuto passare. Una squadra che si è portata sempre avanti rispetto al suo obiettivo, cercando di far vivere un campionato davvero tranquillo ai propri tifosi, e non ci siamo spiegati il perché di questa contestazione. Tu che hai vissuto lì e vivi lì il momento, ti sei riuscito a dare una spiegazione? In verità no, perché comunque una partita fatta male ci può stare, perché comunque mentalmente nel girone di ritorno non abbiamo mai sbagliato nessuna partita, perché anche le partite abbiamo perso in un malo modo, dove non meritavamo di perdere. Col Cinzia è stata una partita particolare, strana, venivamo da una settimana un po' turbolenta, e quindi non ci aspettava, perché ci sta la contestazione, ci sta che persone ci fischiano, ma mercenari, addirittura venduti, non è andata proprio bene. Poi il campo, il rettangolo verde, è un giudice insindacabile, quindi abbiamo 35 punti. Domenica scorsa Gravina abbiamo perso al 95esimo, oggi abbiamo battuto il Trastevere, non siamo mai stati mischiati proprio nella zona play-out, quindi non so perché, però il calcio è anche questo, si fa esperienza, basta che poi riusciamo a centrare l'obiettivo il prima possibile.
E devono crescere infatti tutte le componenti, soprattutto come quella societaria della squadra, ma anche quello di una piazza che non era abituata a fare questo calcio da diverso tempo. Però settimana scorsa sembra essere arrivato il punto di incontro, la distensione, perché Patron di Pier ha incontrato proprio i tifosi e si è decisi di andare a remare tutti verso la stessa direzione. Sono strascichi arrivati magari anche da delle presunte problematiche, dei presunti ritardi, per questo chiedo a te, con i rimborsi spese che si parla di voi calciatori, nonostante lo sottolineiamo, lo sa anche il presidente Saponara, come in Serie D sia purtroppo una consuetudine qualche ritardo. Davvero sono pochissime le squadre che possono permettersi di vantare una determinata regolarità. E così siete un po' indietro con i rimborsi spese, anche se voi calciatori non avete mai tirato indietro la gamba. No, no, si sta provvedendo da parte del Presidente di adempiere a tutti gli impegni presi. Sicuramente siamo in un periodo in cui non navighiamo nell'oro, ma non dico società a livello di rionero, comunità rionero, ma a livello in generale, a livello calcistico. Quindi però penso che avremo modo di andare pari passo con i mesi che ci mancano e poi si diranno le somme. Torniamo al calcio giocato, perché quello che ci interessa, anche se questo passaggio era doveroso giustamente per i tifosi della Vulto, che magari volevano anche chiarimenti o spiegazioni a riguardo, che differenze hai vissuto con Potenza? Ricordiamo che tu l'anno scorso hai vissuto nel capoluogo, hai vestito la casacca del Leone Rampante, eri stato cercato in estate per una sorta di riconferma al Potenza, però la Vultur si è fiondata e ha soffiato tutti bruciato tutti sul tempo. Che tipo di piazza è? Comunque una piazza colorosa che vanta comunque il supporto di un gran bel pubblico. Sì, no, abbiamo avuto due fasi, che all'inizio, quella iniziale, dopo il cambio in panchina, abbiamo fatto una serie di risultati utili consecutivi e avevamo anche una buona cornice di pubblico. Poi per le vicende che ormai sono a tutte note, abbiamo chiuso il campionato sicuramente in maniera dignitosa, ma non come meritava la piazza, perché per me questo è un pubblico importante. Infatti comunque ho avuto difficoltà a dire no a questa piazza perché mi ha cercato fino all'ultimo, però poi quando c'è un progetto che non capisci bene, viene da una situazione così, poi a certi livelli è inutile nasconderci, sì, è una passione, ma poi diventa anche un lavoro perché ci sono persone che cambiano le famiglie con i Certo. rimborsi spese, quindi bisogna anche fare così. E ho deciso di affrontare questa nuova esperienza, la Vulture, che è completamente diversa perché l'aria che si respira a Potenza non è come si respira a Rionero, perché è un po' più piccola come comunità, però c'è tanta voglia di fare, c'è un ottimo pubblico, le pressioni sicuramente sono inferiori e è una società emergente con un presidente molto giovane che ha voglia di fare e poi penso che i risultati stanno dalla nostra parte perché. Come hai detto te, l'anno scorso il Picenza ha fatto fatica, noi abbiamo avuto delle difficoltà, però ce la stiamo giocando nel miglior modo possibile. Ricordiamo anche che l'anno scorso di certo non è stata una stagione felice per Potenza, purtroppo come da qualche anno a questa parte con Carmine insieme ai compagni, a Sasamarra, hanno centrato comunque un'importantissima salvezza l'ultima giornata a Pomigliano e sicuramente come ha detto Carmine anche la mancata serenità della stagione prima in estate era un progetto ancora completamente Sì, in infatti noi cantiere giustamente all'inizio avevamo una accondizionato. squadra, almeno inizialmente, secondo me veramente forte, già quando c'era il mister Covino. Forse mancava qualcosa a livello di, come giocatori di corsa, così, ma avevamo una qualità enorme. Importante, tra Geda, 5 De Stefano, Sì, insomma c'erano Simeri, una serie di Oretti, veramente Riccio. giocatori importanti. E poi però il calcio è strano, infatti vedi Trastevere quest'anno. Una squadra che a parer mio a livello di rosa è Sì, inferiore a Bisceglie, inferiore a Gravina, condivido. inferiore a Nocerina. Vediamo ad esempio il Potenza qui, secondo me nei primi 11, 12, 13 giocatori, una squadra secondo me importante per la categoria. E appunto per questo, quando c'è serenità, quando c'è entusiasmo, quando non arrivi al campo
che devi parlare di problematiche non inerenti al calcio, poi queste cose, anche se poi nel campo si dimenticano queste cose, però inconsciamente te le porti dietro, ti porti quello stress mentale che non ti fa stare proprio serenissimo, però non deve essere poi un alibi. Certo. E speriamo possa tornare il sereno nel capoluogo, perché nelle altre società fortunatamente c'è il sorriso. Andrea, tu hai affrontato ovviamente nello stesso girone la Vulture del Pampa Sousa, ti hanno stupito? Che squadra ti è sembrata? Gioco anche il loro tipo di gioco? Sicuramente non è una squadra facile da affrontare, cioè, fa un ottimo calcio, poi naturalmente in questa categoria è sempre difficile, poi almeno noi abbiamo affrontata in casa loro, quindi giocare fuori casa è sempre difficile, naturalmente le squadre in casa hanno una marcia in più, naturalmente sentendosi giocando nel proprio campo. Ora, se non sbaglio, fra 2-3 settimane ci sarà il ritorno e è una di nuova sfida facile. Nella sfida non sarà facile, perché Andrea... siamo tutti e due in cerca di punti, quindi è una bella guerra. Poveri, di un'altra cosa, che si parla sicuramente di una stagione sopra le righe della Vulture, però dobbiamo anche dire che anche noi abbiamo giocatori che hanno fatto la categoria, giocatori secondo me importanti per la categoria, grazie anche al lavoro del direttore sportivo Simone Grillo, che sta da tanti anni, anche se è giovane, conosce molti, quindi sì, è sicuramente una sorpresa, però non del tutto, diciamo così. E anche perché, Carmine, l'abbiamo sottolineato sempre nel corso della nostra stagione, vedete come poi tutto torna, anche perché è stato quasi un azzardo a dicembre liberarsi di Schiavino, Lordi, Rabbeni, insomma l'ossatura di una squadra, andarla a sostituire con la morte Aracri, è arrivato Scavone, è arrivato Cristaldi, insomma profili comunque importanti, però non come quelli che erano partiti. Sì, sicuramente in campo non scende il curriculum dove sei stato, perché già nella vita normale, soprattutto nel calcio, non c'è riconoscenza, non si guarda al passato ma sempre al presente. Sicuramente sono giocatori che a livello di curriculum erano importanti, quelli di prima, molto importanti per la categoria, però come ho detto prima, il rettangolo verde è quello che parla, e ad oggi abbiamo qualche punto in più rispetto all'andata, pur avendo abbassato i rimborsi spese o tante altre cose. Lorenzo, prima ci hai confidato che quando il Melfi giocava ovviamente di sabato ti capitava pure di andare a vedere, sì, qualche partita della Vulture. Hai assistito magari anche quest'anno a qualche partita? Come ti è sembrato il Pampa Sousa in panchina? No, sicuramente sarà molto preparato e quindi ha portato anche lui tanto entusiasmo e quindi sono contento che stanno facendo davvero un grande campionato. Poi mi sento spesso anche con alcuni, perché sono grande amico di Natiello, Giuseppe, sì, Mario, Landi. Anche Natiello è stato, sì, ospite, sì, dei nostri studi. E quindi c'è un bel rapporto, sono contento per loro. E speriamo che possano chiudere questo campionato nei migliori dei modi, ma sicuramente ci riusciranno, sì. Allora chiudiamo l'argomento Vulture, come fatto anche poi con quello del Picerno e del San Severo, vale a dire andandoci a godere una bella scorpacciata dei gol del nostro Carmine De Stefano. L'anno scorso pure ce la siamo messa la gol compilation, però vestivi la maglia a tinte rosso blu, quest'anno ci vediamo invece tutta quella marca ovviamente bianconera della Vulture.
dito al cielo verso il popolo ubriacante del nostro Carmine De Stefano. Queste erano le reti della freccia avvelenata della faretra di Mister El Pampa Sosa, che sta facendo sognare i tifosi della Vulture, indirizzati verso ad una salvezza che sarebbe come un campionato vinto al ritorno in Serie D. Carmine, sei contento del tuo apporto che stai dando, del tuo rendimento che stai avendo questa stagione? Si poteva fare qualcosina in più? No, sicuramente potevo e posso fare di più. I numeri sono gli stessi di quelli che c'avevo l'anno scorso a Potenza. Poi le annate sono sempre così diverse. Non sono uno che fa tantissimi gol, 7-8 all'anno l'ho sempre fatti, però non sono uno che deve fare, faccio l'esterno. Però mi piace farli e comunque speriamo di fare queste 6 partite nel miglior modo possibile, di fare quanti più punti possibile e poi vedere anche lo score personale, che è comunque deve essere importante, e migliorarmi rispetto agli anni passati. Presidente, che calciatore è Carmine De Stefano, che ha avuto l'opportunità di ammirarlo ovviamente dal vivo, anche perché poi a dicembre c'era stato anche un ritorno di fiamma? Snoccioliamo un piccolo retroscena di mercato con il Potenza, che ha provato a riportare nel capoluogo Carmine De Stefano. Sì, mi risulta questo. A mio avviso è un esterno, non è una prima punta, anche se l'ho visto anche l'anno scorso qui a Potenza adattarsi anche a ricoprire anche qualche altro ruolo. È un esterno soprattutto molto abile a saltare l'avversario e quindi a creare la superiorità numerica. È un calciatore con una buona tecnica individuale, molto, fra l'altro, correttissimo in campo, quindi questo è anche un elemento da non sottovalutare. Non l'ho mai visto andare fuori dalle righe sul piano comportamentale, per cui sicuramente è un elemento di categoria. E ovviamente anche l'aspetto caratteriale va messo sul peso, va contato sul piatto della bilancia, perché anche quello fa ovviamente la valutazione in generale di un calciatore. Carmine, chiudiamo l'argomento Vulture. Settimana prossima vi aspetta comunque un altro impegno importante, delicato, al Miramare di Manfredonia contro la formazione di un altro lucano come Catalano. Sì, a Manfredonia sarà una partita difficile, perché è un campo difficile, loro vengono da 2 sconfitte consecutive, tra cui una in casa con il Madrepietra. Noi andremo lì per fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. È importante, dobbiamo sfruttare ora questo momento, questo entusiasmo che ci porta a questa partita, però non dobbiamo cullarci, perché poi possiamo poi subito cadere di nuovo, quindi dobbiamo andare lì con voglia di continuare a stupire, a portare quanti più punti possibili, perché fuori casa è tutto di guadagnato. Poi secondo me la nostra salvezza passa soprattutto per le partite in casa, che poi non saranno facili, saranno tutti derby, Potenza, Francavilla e infine Ercolano. Chiudiamo, tu non sei più un under, ma sei comunque giovanissimo, classe 94, ci credi nel... Non sono 94. 92, pardon, ecco, sono tanti calciatori, può capitare di sbagliare. Sì, non ci vedo. Allora, classe 92, mi sono corretto subito, non me l'ha suggerito. Vorrei essere 94. Carmine, però è giovanissimo ancora, ci speri, ci credi di riprenderti quella Lega Pro che poi hai lasciato? Sì, questo è il mio obiettivo, ciò che poi mi ha portato a scegliere, diciamo, in qualche modo Rio Nero, tipo di confermare e migliorare la stagione precedente. Sicuramente è l'obiettivo primario, l'obiettivo principale. Poi se non dovesse accadere tutto ciò... Non ho mollato. e sicuramente voglio fare un campionato, se rimango in categoria, di playoff, di puntare a qualcosa di più importante, confrontarmi con giocatori comunque sempre più importanti, anche se anche la squadra attuale è composta da giocatori di categoria.
E sicuramente il nostro Carmine De Stefano, con l'impegno e il sacrificio, riuscirà a prendersi quel sogno chiamato Lega Pro. Chiudiamo l'argomento Vulture, dobbiamo concludere con l'ultima Lucana, che era impegnata e spiccava nel programma del 28esimo turno di anticipo, perché hanno giocato sabato, perché il Biceglie ha chiesto l'anticipo al sabato proprio alla luce del match di mercoledì a Trastevere. Allora ci andiamo a godere la sintesi di Biceglie Francavilla. Fornendo una prestazione lontana dagli abituali standard, il Biceglie ha piegato di misura un Francavilla che avrebbe meritato indubbiamente qualcosa in più. È cambiata la forma ma non la sostanza nell'assetto iniziale messo in campo da Nicola Ragno. Un 4-2-3-1 che ha visto esterni alti, partipile Lattanzio, Cioffi regista e Montaldi a guastare i piani della retroguardia di Ranko Lazic. Una gara dai pochi sussulti ma dall'avvio promettente. Al sesto Masini ha raccolto un pallone su cui si è avventato di testa in tuffo, di Franco incerto e di Oppa rimediato in angolo. Due minuti più tardi, discesa di partipilo e cross da banda destra. Mauro Cioffi ha mancato l'incornata decisiva. Al ventesimo Lattanzio ha guadagnato pallone dalla sinistra e tentato l'incursione, ma tu per tu con il portiere le è franato addosso. E l'ultimo spunto che i nerazzurri hanno offerto nella prima frazione, fornendo una prestazione al piccolo trotto e soffrendo le ripartenze rapide degli avversari. Al 24esimo minuto Fanelli ha provato in spaccata dai 15 metri, Di Franco attento ha deviato in corner. Nella ripresa, con l'ingresso di Petitti in luogo di Cioffi, il Biceglie è partito più pimpante, trovando maggior spazio e fluidità di manovra. Già al 50esimo, Montaldi, entrato in area, ha caricato il colpo dal vertice basso destro, vedendosi respingere il cuoio in angolo. È il preludio al gol che arriva 6 minuti più tardi. Sugli scudi, Anthony Partipiro, micidiale in progressione sulla destra. Il palleggio cross da bordo campo viene ricepito da Lattanzio, tiro respinto. E poi da Risolo che ha appoggiato al centro per lo stesso attaccante Andriese, che in acrobazia ha messo in ghiaccio la partita. Conclusione imparabile per Gravagnone e il capitano nerazzurro ha potuto festeggiare il suo 13° gol in campionato. Bellissimo il gol di Riccardo Lattanzio, che ha condannato la formazione di mister Lazic sempre più in crisi di risultati. Presidente, davvero non riesce più a trovare la quadra la formazione di Franco Cuparo, che manca il successo ovviamente proprio dal derby, quello a Nunzio Fittipaldi contro il Potenza, sfortunato anche quello con il Potenza, certo, addirittura era in vantaggio. Come te lo spieghi questa crisi di risultati della formazione del Francavilla? Forse i calciatori hanno perso un po' di motivazione, quei calciatori su cui il Francavilla aveva costruito la sua fortuna. Sì, è una squadra che quest'anno era stata attrezzata per un campionato di vertice, non ce lo dimentichiamo. In effetti è abbastanza inspiegabile, non so se ci sono problemi di natura atletica, perché non dimentichiamolo, il Francavilla non si allena sul proprio campo, ma va girovagando lì nella zona, una volta da una parte, una volta dall'altra. Questo alla lunga può pesare anche sulla condizione fisica dei calciatori. Indubbiamente, ripeto, è una sorpresa in negativo questa mancanza di risultati del Francavilla, ma io ritengo che la qualità dei calciatori che ha in rosa dovrebbe consentire comunque di agguantare la salvezza quest'anno. Ecco Carmine, voglio chiederti proprio questo, perché l'hai affrontato ovviamente il Francavilla, poi ci sarà anche il derby di ritorno. All'andata finì 2-2, siete riusciti a pareggiare dopo lo svantaggio del 2-0. Secondo te viaggia verso una salvezza tranquilla, perché rischia di cadere poi in una spirale di risultati negativi, che poi quando la pressione sale inizia a essere difficile le ultime partite di campionato da gestire? Questo sì, anche se hanno nell'organico giocatori che possono tranquillamente gestire queste situazioni. Secondo me con l'organico stanno a livelli di Biceglie, a livelli di Gravina, a livelli di Nocerina, uguali, no, proprio uguali, non è nemmeno qualcosa in meno. Però poi le stagioni vanno così, ti trovi alcuni giocatori, come hai detto te, importanti, che non lottano né per la retrocessione né per playoff o un campionato di vertice. Allora poi le motivazioni, soprattutto in questi campionati, è la base, è importantissimo, perché infatti vediamo calciatori del Trastevere, giocatori che hanno voglia di arrivare, di emergere. Sono una squadra molto giovane, anche su questo il campionato è un po' cambiato. Vediamo invece Gravina, squadra di giocatori di categorie che hanno importanti, eppure si trovano lì quarto, terzo, e comunque sono convinto che la squadra di Lazio ci salverà tranquillamente.
Andrea, il Francavilla affronterà settimana prossima, proverà a rialzare la testa, dovrà per forza rialzare la testa tra le mura amiche del Nunzio Fittipaldi, dove appunto la vittoria manca proprio dal derby contro il Potenza, contro l'Agropoli. Un altro match importantissimo e delicato che verrà attenzionato da tutte le squadre in lotta per il mantenimento della categoria, perché oltre al match tra San Severo e Madrepietra spicca anche questo tra Francavilla e Agropoli, proprio per mantenere la distanza. No, sicuramente possono, hanno tutte le carte, le potenzialità per poter vincere contro l'Agropoli. Anche l'Agropoli sta attraversando un periodaccio, diciamo. Non riescono a trovare il gioco, poi la situazione di classifica fa tanto. Però naturalmente, come ha detto lui, il Francavilla è una squadra importante anche a livello individuale, cioè ha dei giocatori forti per la categoria. Può tranquillamente salvarsi. Quindi gli occhi nel prossimo turno saranno ovviamente tutti puntati sui delicati match di San Severo Madrepietra, ma anche di Francavilla Agropoli. Concludiamo, siamo arrivati ormai agli sgoccioli, alla fine. Lorenzo, Francavilla nel corso delle nostre stagioni ci siamo sempre permessi e ci siamo presi la briga di paragonarlo ad una sorta, con dovute tutte rispetto alle proporzioni anche di categoria, una sorta di modello Melfi, perché come il Melfi sono 13 anni che è impegnato consecutivamente in Lega Pro, il Francavilla, per la realtà piccola comunque che ha, comunque un paese, se non andiamo errati, di 1200-1600 anime, sono più di 12 anni che è nel campionato di Serie D, quindi chi meglio di te, che annusa, respira quell'aria, può dirci quanto è importante avere una società solida che possa garantire una permanenza duratura nel futuro, nell'arco degli anni. Sì, sono... Secondo me sono davvero di grande esempio per tutte, un po' per tutte le società, soprattutto perché io adesso sono a Melfi e lì si respira davvero un'aria molto bella, diciamo, di attaccamento alla maglia, e soprattutto il presidente con i suoi soci ci tengono davvero tanto, e alla fine secondo me l'amore per qualcosa prevale sempre su tutto, e loro... Sia il Melfi che il Francavilla ci stanno riuscendo da tanti anni e continueranno, secondo me, sempre meglio. Sì. E crescono, come dice il nostro Lorenzo, appunto tutte le realtà calcistiche che, se dovessero staccare tutte e quattro il pass per la salvezza, l'anno prossimo ci appresteremo ad affrontare un campionato con ben 5 lucane, anche perché diamo per scontata la salvezza del Melfi. Allora, siamo arrivati proprio alla fine, qui come abbiamo chiuso il girone C di Lega Pro, chiudiamo anche il girone H di Serie D all'insegna del sorriso con la top 3 di Ma che calcio fai? La top 3 di Ma che calcio fai? Al terzo posto la gioia del Picerno e tutti giù per terra. Al secondo posto la splendida acrobazia di Lattanzio. E al primo posto l'incredibile coast to coast di Mati Cristaldi. E negli occhi ancora i fotogrammi del coast to coast del delantero di Avellaneda, Mati Cristaldi, che abbiamo avuto anche il piacere di avere ospite qui a Ma che calcio dici. Siamo arrivati proprio alla fine. A me non resta che ringraziare i nostri ospiti con il promettente profilo della cantera del Melfi, classe 97, Lorenzo Libutti. Grazie Lorenzo, grazie, per essere stato con noi. Con il presidente del Potenza, Michele Saponara. Grazie presidente, quando vuoi, lo sai, queste le porte sono sempre aperte. Grazie, grazie lo stesso, vale anche per il nostro Carmine De Stefano e per il nostro Libutti. Ci ritroveremo qua magari a festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo delle rispettive squadre. Grazie Carmine. Grazie a te. E ovviamente aspettiamo anche il nostro Andrea Lobosco, perché lo ribadiamo, lui è lucano di Montemurro e noi ci teniamo tantissimo. Ma il grazie più grande ovviamente va a voi per aver assistito come sempre al nostro format targato La Nuova TV sulle maggiori realtà calcistiche lucane. Il nostro appuntamento ritorna come sempre tutti i lunedì alle 21, ci vediamo tra 7 giorni con Ma che calcio dici. Ciao.